tappa del Tour de France. Si andava da Lille a Davalea Arenberg, di 157 km. Tappa molto temibile per il gruppo e così è stato. Subito la fuga con Clark, Van der Horn, Wassenaar, Poels, Kort, Nielsen. Ovviamente anche se oggi non c'erano punti per la maglia Pois. Evidentemente era in appoggio a Nelson Poels. Fuga che è arrivata anche a 5 minuti, 6 con Poels, quasi fino alla fine in giallo. Dietro si fa la vera gara. Con i vari attacchi, il primo della Quick-Step con Asgreen e Lampaert, che ha cercato di andarsene per riportarsi in giallo. Poi gli altri attacchi, la Ineos con Luke Rowe, ma nemmeno, e sempre però Pogacar nelle prime posizioni a controllare. Pogacar il migliore di oggi degli uomini di classifica a mani basse, seppur senza squadra, perché Tadej Pogačar la squadra sì, ce l'ha, ma per le montagne con Majka, McNulty che si è fatto male oggi, ad esempio. La Jumbo che doveva far attaccare oggi ha dovuto giocare in difesa, perché Van Aert è caduto subito e quindi magari ha detto non rischio e lavoro per Roglic e Vingegaard. Però in una carreggiata Roglic è caduto lussandosi la spalla, poi se l'è rimessa un po' a posto da solo, abbastanza doloroso. Nella caduta c'era anche Jack Haig, il primo ritirato in questa edizione del Tour, e Caleb Ewan, che si stava comportando anche abbastanza bene fino a quel momento. A circa 30 km dalla fine c'è l'attacco di Jasper Stuyven e Tadej Pogacar. Vanno fino a 40-45 secondi, hanno un vantaggio massimo di 45 secondi. Poi comincia lo show di Wout van Aert, che riesce a recuperare 15, 20, 30 secondi alla fine. Con uno dei due capitani, Roglic, che ha perso 3 minuti. Da chi? Da Simon Clark, il vincitore di oggi. Secondo Tako van der Horn in una volata a due, terzo Boasson Hagen della Total Energy, quarto Nelson Powles, quinto Magnus Cort Nielsen, sesto e settimo Stuyven e Pogacar a 51 secondi. Mi verrebbe da dire sì, ha speso molto, però quei 13 secondi che Pogacar ha recuperato a Vingegaard, oltre, se possono essere pochi, ma sono moltissimi nel morale. È una botta pazzesca per la Jumbo questa. Dovevano attaccare e sono stati trovati impreparati da Tadej Pogacar. Ottavo Philipsen, Jakobsen ed decimo il primo degli italiani, Luca Mozzato. Non una sorpresa. Come Quintana, 14°, che riesce sempre a salvarsi in queste tappe. 11° Dainese, 12° Valscheid, 13° Schachmann, 15° Conrad, 16° Van Aert. Oggi ha dovuto lavorare per i capitani. Ci fosse stato anche Roglic, avrebbe lavorato pure per Roglic. 18° Alexander Blaschhoff, 19° Fuglsang. I favoriti di oggi, ad esempio, Mathieu van der Poel, ha perso 3,48 da Simon Clark, che non era assolutamente uno dei favoriti. Per quanto riguarda la classifica della maglia gialla, in testa c'è Wout van Aert
con 13 secondi di vantaggio su Nelson Powles, che ha recuperato di posizioni oggi. Peccato, gli sono mancati veramente 500 metri per arrivare alla gialla. A 14 secondi Edvald Boasson-Hagen, a 19 Tadej Pogačar, a 25 Yves Lampaert. Forse una delle delusioni di oggi, perché con un Van Aert che non poteva attaccare, mi sarei aspettato di più da Yves Lampaert. Mats Pedersen a 36, Jonas Vingegaard a 40, tutto sommato si è salvato. A 48 Adam Yates, a 49 Thomas Pitcock e a 50 secondi chiude la top 10 Geraint Thomas. Classifica per la maglia verde abbiamo Wout van Aert a 178, 126 Fabio Jakobsen, 86 Magnus Cort Nielsen. Per quanto riguarda la classifica per la maglia Pois, non cambia nulla da ieri. 11 punti per Cort, 1 per van Aert. Classifica come miglior giovane, in testa segue Pogačar, su Pitcock e Philipsen. Quarto Vermeersch a più di 2 minuti. E per quanto riguarda la classifica come miglior team, abbiamo la Ineos con un secondo di vantaggio sulla Jumbo e a 3 secondi la Trek Segafredo. Tappa di domani. Tappa numero 6. Si va da Binche a Longwy per 219 km e 900 metri. Ci sono tre arrivi di terza categoria, quindi punti potrebbe ancora andare in fuga per l'ennesima volta Magnus Cort Nielsen per rimpinguare il suo punteggio. Poi c'è anche un arrivo per velocisti per la maglia verde e si arriva a Longwy 1,6 km al 5%, al quasi 6% di media. Possibili favoriti per la tappa di domani: Wout van Aert, che è un po' il favorito in quasi ogni tappa, mi verrebbe da dire. Tadej Pogačar, Adam Yates, ma io vedo bene anche Dylan Teuns, che su questi terreni è uno dei più forti. Anche lo stesso Michael Matthews, David Goudou, Matej Mohoric, meno forse Mathieu van der Poel, perché anche oggi si è visto non ha la gamba del Giro d'Italia. È Mathieu van der Poel in formato minore, magari domani vince, però non l'ho visto con la gamba del Giro, tutt'altro. Altri favoriti potrebbero essere Maximilian Schachmann o Michael Woods adattissimo a questi arrivi strappetti sul 5-6%.